che può essere anche l'eroina, ma ci sono tante altre, tanti altri eventi fatali. Quindi, che è l'evento fatale? Il vertice di una serie di giochi pericolosi iniziati nell'adolescenza, dove, come acutamente ha sottolineato Goffman nel suo studio sui giochi d'azzardo, adesso è affidata la speranza per una rigenerazione di sé. Alla base della pratica di esporsi o lasciarsi andare a situazioni limite, rischiose o fatali, che hanno conseguenze problematiche, impreviste e incontrollate di eventi, vi è la credenza che il carattere possa essere drammaticamente acquisito o perso in queste prove. Nell'immaginario del giovane, la soglia iniziatica è tutta concentrata in quel momento. Ragazzi che si sfidano alla guida delle auto di notte, usciti dalla discoteca, o tappezzano i muri delle città e i vagoni delle metropolitane con le loro sigle e graffiti, o lanciano sassi dai cavalcavia sulle macchine che sfrecciano ignare al di sotto. O negli anni del Covid il rifiuto di mettersi le mascherine con la scusa che tanto a loro non servono. Sono tutti esempi di eventi fatali con livelli di pericolosità molto diversi, attraverso i quali il giovane, insieme al gruppo degli amici, cerca di personalizzare il suo tempo nella fantasia che in questo modo possa differenziarsi, costruire la separazione dal mondo degli adulti e conquistare quella libertà e autonomia che ancora non ha raggiunto. La dimensione temporale degli adulti, invece, si svolge, secondo questi ragazzi, all'interno di una piatta routine, un tempo ripetitivo, fatto di una monotona e statica quotidianità, sentita estranea, povera di identità, avvilente. È il mondo esterno della società, dei genitori, un flusso precostituito di norme e valori astratti, cioè scarsamente incarnati in biografie autorevoli e coinvolgenti, che appare indifferenziato e ben poco emancipativo. All'opposto, gli adolescenti, nella loro ricerca di personalizzazione del tempo, valorizzano l'attimo fuggente che va colto e riempito con, appunto, un evento fatale, fatto di emozioni intense, occasioni esemplari e forti, in cui appare tutta la svalutazione e l'insofferenza nei confronti del ritmo corrente della vita. Così, accettando la scommessa su se stessi, alzano il tiro in termini sempre più drammatici, in particolare se si sentono incerti, spaventati, soli, senza risorse e senza futuro. Alcuni mostreranno col passare del tempo la capacità di difendersi dalle lusinghe degli eventi fatali, che diventeranno, droga o altro che sia, parte di un viaggio di cambiamento scelto liberamente, un rituale necessario a conquistarsi una propria autonomia. Per altri il percorso sarà più drammatico: la dipendenza dalla droga, le malattie, l'AIDS per prima. Le rapine, il carcere, la morte saranno le conseguenze che leggiamo sui giornali fin troppo frequentemente. Ma l'evento fatale dei primi tempi, se proseguito, come ben visibile con la droga, porterà inevitabilmente alla ripetizione di gesti ormai non più carichi di eccitanti emozioni, dove la curiosità verso il nuovo si sarà trasformata in una dolorosa e avvilente routine, la stessa dalla quale si voleva scappare. Se il giovane è diventato dipendente dall'eroina, pur negandolo ancora per anni, ostinandosi a definirsi libero da ogni dipendenza, ma cercando allo stesso tempo altri eventi fatali, quali un matrimonio, un figlio, un lavoro impegnativo, che paradossalmente lo facciano uscire dalla routine della droga, è a questo punto della sua carriera che il tossicodipendente generalmente comincia a chiedere aiuto. Ora, sulla base della mia esperienza, mi sembra si possa affermare che anche all'interno della relazione terapeutica, il tossicodipendente seguita a strutturarsi secondo l'opposizione tempo fatale versus routine, oscillando tra queste due polarità.
Interruzioni, urgenze, ciclicità, richieste impellenti e fughe repentine, svalutazione e idealizzazione della relazione sono le loro difese. È come se il più delle volte non riuscissero a percepire una terapia come un processo di cambiamento, come un percorso che attraverso i propri tempi e ritmi permette una crescita in grado di reggere la tensione tra polarità opposte. Bambino, adulto, malato, guarito, ipervigile, controllante, distaccato dalla realtà. Io, se tossicodipendente, ex tossicodipendente. Non c'è coesistenza dei contrari, ma solo l'annullamento l'uno dell'altro, come uno scatto on-off che improvvisamente accenda la luce e altrettanto improvvisamente faccia ripiombare nel buio. Usando una prospettiva junghiana, potremmo parlare di una paralisi assoluta della funzione trascendente, quella che permette di reggere la tensione degli opposti e di trasformare una situazione di stallo in una profonda produzione di nuovi simbili, scusate. Marcella, ascolta, sarebbe estremamente interessante approfondire con un caso clinico. Sì, infatti, e allora ritorniamo a quella immagine che ci ha fatto tanto soffrire pochi minuti fa. Come faccio? Condividi schermo? Allora, Marcella, apri l'immagine che hai sotto, che tu hai già messo sotto come... Sì, Perfetto, l'immagine. adesso vai a condividi schermo. Aspetta, questa la devo aprire quindi. Aprila, aprila. Eccola qua. Vai a condividi schermo. È sparito con condividi schermo. Allora, lasciala lì sotto, riducila di nuovo a icona, come hai fatto prima Allora, sulla me la puoi barrettina. riempire perché non me lo ricordo più. Allora, faccio Vai sulla barretta in alto a destra dove c'è una riduci barrettina, icona. la riduce Ecco. icona. Sì. Fatto. Adesso vai su condividi schermo. Non lo Lo vedo. trovi? No. Se metti il mouse sotto, tu adesso avrai davanti tutta la schermata con tutti noi, no? No, adesso ho l'immagine della foto. No, riducila a icona, cioè clicca sulla Ecco. barrettina. Sì. Adesso c'è il Perfetto, video condividi schermo. vai su condividi schermo. Eccola qua, l'immagine. Perfetto, clicca sull'immagine. Dunque Hai ci cliccato su condividi schermo, sì. Riappare in due punti. Vabbè, sarà uguale. Ecco, la vedete? Sì, perfetto, brava. La vediamo però, non vediamo quella di prima, la vediamo molto sfocata. Ah sì? Allora Sì. proviamo a vedere l'altra? A mettere No, l'altra? guarda, vai su, prova a vedere l'altra, vai, se forse è più semplice. Però devo togliere questa? Giusto? Sì. Sei Meno che con... non ce l'hai sotto. Interrompi condivisione? Oh, no, no, no. Prova ad aprire un'altra, adesso dovresti avere aperta la cartella con tutte le immagini, prova a cliccare sull'altra immagine, su un'altra. Non la posso vedere perché c'ho questa che me lo copre. Ah. Se torni indietro. Appunto, ma come faccio a tornare indietro? Allora, interrompi condivisione. Questa perché è molto... Nel frattempo si è sgranata perché c'è scritto 34%. Allora, ricomincio da capo. Allora, Clicca su... No, prima di tutto condividi schermo, giusto? clicca su quell'immagine che vuoi farci vedere. Sì. Non Proprio quella che vuoi farci vedere. Riduci l'icona andando sulla barretta a destra si in vede più. alto. Aspetta. Non si vede più. Non si vede più. Non si vede più. Riapri. Perché Riapri il file. l'immagine della riunione
copre buona parte delle fotografie. Io che ci posso fare? Allora, riduce a icona. Qui c'è un numero, e vediamo un po' se lo trovo attraverso il numero. Anche se non lo vedo, niente, niente, ci state proprio sopra. No, no, allora aspetta Marcella, riduce icona, cioè clicca Sì. sulla barretta, riduce icona la nostra, Ecco, cioè la adesso mi presentazione. appare l'immagine. La vedete? No, adesso ti appare l'immagine che vuoi farci vedere? Perfetto. Però Adesso quell'immagine. se è quella buona o ne devo prendere l'altra? Però per prendere l'altra devo di nuovo mettere sulla barretta e vederla e cercarla. Esatto, cercala, riduci l'icona e poi la L'ho condivido. tolta direttamente perché se è andata. Vediamo un po'. Questa si vede meglio, questa forse si vede peggio. Quindi andiamo sull'altra. Mi dispiace, ma io. Questa forse la vedete meglio. Va bene, allora riduci l'icona, vai su condividi schermo. La riduco d'icona. Ormai sei diventata esperta su come si fa. Lo devo fare due volte perché appare per due volte di seguito. E poi, però, condividi schermo, no, non lo vedo. Prova a muovere il mouse sopra la riunione. Prova a muovere il mouse sopra la riunione. Sì. In basso dovresti vedere Lo come. gestisci? No, 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 no. No, non ci sta. No, tanto mi dispiace, ragazze. Vai. Va Ok, bene? vai, vai. Allora, intanto questa ve la racconto. Questo è Andrea. È un ragazzo che chiamo Andrea. Partiamo da questa immagine che fa. Dunque, Andrea, siamo proprio all'inizio della terapia del gioco della sabbia funzionante, cioè c'è la stanza, ci sono gli oggetti, quindi c'è la sabbia, ovviamente, quindi si può iniziare a lavorare. E Andrea me lo manda un medico, è un ragazzo che ha fatto anche dei passi consistenti e me lo manda. Allora, la prima volta che vede la sabbia, ecco, ce l'ho. Dunque, la prima volta fa un'immagine che però io qui in questo momento non ce l'ho, non ve l'ho presentata. In pratica è un deserto e una palma, non c'è nient'altro. E poi, ecco qua, quando è interessante quello che succede. Che provocherà questa sabbia. La prima volta che Andrea si trova di fronte alla sabbiera mostra tutto il suo imbarazzo, ridacchia e cerca di sfuggire allo stesso tempo. La seconda volta, e questa è quella che non vi ho fatto vedere, la seconda volta è più determinato. Riporto i miei appunti così come li ho trascritti. Non si può fare, esordisce. Innanzitutto il tempo, io vengo e poi tu mi dici che dopo un'ora io me ne devo andare. Questo non è diverso da quando vieni a fare i colloqui. Infatti non mi piace neanche quando faccio i colloqui, mi risponde Andrea. Io, d'altra parte, garantisce te e gli altri che ognuno abbia la sua ora, permette a tutti di non essere disturbati. Andrea annuisce, però poi tu la smonti. È vero, però la fotografo. Non è la stessa cosa. E poi se non la finisco, tu mi dai un tempo e finito quello io me ne devo andare. Puoi continuarla la volta dopo. Ma non posso riprendere la stessa. È vero, ma puoi proseguire il discorso. Il senso di ciò che non riesci a finire oggi potrai proseguirlo la prossima volta. Andrea, non è lo stesso. Io provo a pensare a un fumetto. Ogni casella ha un suo disegno finito, ma la storia è formata dall'insieme di tante caselle.
Qualcosa di simile avviene anche qui. Ogni rappresentazione è un pezzetto di un discorso che ti riguarda e che tu stai facendo. È l'insieme che contribuisce a dare al discorso. Alla fine, se vorrai ricomporre le caselle con le fotografie delle tue sabbie e confrontarle e leggerle una con l'altra. L'immagine della striscia sembra essere un linguaggio convincente per Andrea. Sì, si può fare, dai, proviamo. Osservando le sabbie, Andrea commenta tra sé. Facciamo una cosa spiccia, un discorso spiccio. Adesso che lui comincia a lavorare concretamente, mi ignora proprio, parla con se stesso. Facciamo una cosa spiccia, un discorso spiccio. Poco dopo sostituisce con un fuoristrada un'automobilina che ha messo su un percorso accidentato. Mentre che è questa? Questa qua, aspetta. Questa qua. Mentre lavora, commenterà, sempre riflettendo ad alta voce tra sé e sé, e osservando gli scaffali dove gli oggetti sono in bella vista. Se aspetto, trovo qualcosa di buono, ma ho il tempo in testa. È tutta qua l'immagine, e quindi la seconda sabbia di Andrea. Andrea, 36 anni, è utente del nostro servizio da diversi anni. Ai piani di metadone a scalare ha spesso abbinato colloqui psicologici, individuali e familiari. Da circa 3 anni il suo abuso di sostanze stupefacenti e di alcol si è ridotto consistentemente, mostrando un significativo impegno. Quando gli propongo di lavorare con la sabbia, Andrea non è dunque la prima volta che si avvicina ad un colloquio psicologico, eppure certi dubbi, certe paure sembra scoprirle solo ora. Per la prima volta si accorge che il lavoro psicoterapeutico è scandito da un suo ritmo, presenta una dimensione temporale. Il tempo della seduta è limitato, non infinito, proprio come la vasca che ha dimensioni entro le quali dover restare. E l'angoscia di un tempo che nella fantasia di Andrea sembra debba sparire nel nulla. Finita la seduta, che succederà di ciò che di mio portato verrà distrutto? Viene in qualche modo contenuta dalla riflessione che una foto permetterà di fissare la memoria del processo terapeutico. A poco è come se Andrea entrasse in contatto con le sue resistenze a riconoscere che un processo evolutivo è formato da un tempo discontinuo, fatto di tante scansioni, il tempo della seduta e la sospensione. Ognuna di esse non è né distruttiva di ciò che si è prodotto, la sospensione, né esaustiva di tutto ciò che si può produrre, il tempo della seduta. Al contrario, è l'insieme di questi momenti che darà il risultato finale. È ovviamente una riflessione appena agli albori. Il defluire del tempo rappresenta ancora una minaccia per Andrea. Ho il tempo in testa, ma l'idea che la fretta possa fargli perdere occasioni migliori sembra lentamente farsi strada. Se aspetto, trovo qualcosa di buono. L'intuizione da parte mia di proporgli la striscia di fumetti come spiegazione rappresenta un punto per una diversa interpretazione riguardo alla percezione del tempo, una strategia d'attesa che al posto della rabbia prevede un progetto capace di integrare due opposti, entrambi necessari, il tempo della seduta e quello della sospensione, entrambi indispensabili. Se non ci fosse l'uno, non ci sarebbe neanche l'altro. Andrea sembra riuscire in qualche modo a cominciare a pensarli e ad integrarli, primo passo per accettarli entrambi e da qui iniziare un possibile percorso di trasformazione. Il percorso di Andrea è di catena terapeutica, cioè di questo fatto di poter usare varie, svariatissime terapie.
esempio di catena terapeutica, infatti qui lo scrivo ospedale, perché poi avrà una crisi e dovrà essere ricoverata in ospedale, e dove io sono andata a trovarlo, dove mi hanno detto: ma questo è tossicodipendente, deve andare al DSM, per cui appena rilasciato, lo hanno mandato al DSM. Lì si è trovato malissimo, nel senso, due cose ci sono state, che non lo hanno trattato con grande così, comprensione, empatia, diciamo questo, perché come sempre ci sta questa diffidenza, c'era almeno, questa differenza parte del DSM nei confronti dei SERT. E da lì quindi era veramente scappato ed è tornato da noi. È tornato da noi dicendo: ho ripreso l'eroina. In realtà aveva preso quasi niente. E gli hanno dato due gocce di metadone, però gli hanno detto: sì, sicuramente puoi venire qua. E lui si sentiva più tranquillo, da una parte perché lì in qualche modo aveva fatto famiglia, tra virgolette, no? Era la sua famiglia quella. Dall'altra perché è molto più facile pensare di uscire dalla tossicodipendenza che da un DSM. Cioè, dal DSM non ne sei, c'hai una diagnosi psichiatrica, e non ne escerai più, mentre come tossicodipendente puoi pensare di diventare un ex tossicodipendente. E in questa sua nuova suo nuovo percorso, Andrea ha cominciato a portarmi una serie di doni in continuazione. Mi parlava pochissimo, ma mi portava invece doni. Ogni volta c'era un oggetto, un qualche cosa che mi portava. E questo io l'ho trovato una cosa molto bella, perché questi oggetti che erano presi spesso da discariche o così, un po' inventati, erano raccolti tra una seduta e l'altra e portati come legame simbolico tra il dentro e il fuori, il tempo della seduta e quello della sospensione. In qualche modo venivano legati da questa cosa. Quando sei fuori, puoi pensare alla terapia che fai, e che quell'oggetto che vedi potrebbe essere carino da portare nella stanza. E quindi non c'è più quella sensazione di abbandono. E questo è allora, io qui inizierei a parlare. Invece, finora ho parlato dei ragazzi, degli utenti, dei pazienti. Invece adesso vorrei proprio parlare di che cos'è un servizio, e che senso ha la terapia del gioco della sabbia all'interno di un servizio. Però forse tempo catastrofico e tempo fatale ho messo come titolo. Abbiamo visto come i ritmi alterati incidano sulle loro vite, ma tutto ciò ha forti ripercussioni su chiunque ne condivide la vita, i familiari per primi, e anche su chi ha il compito di curarli. Lavorare con i tossicodipendenti vuol dire affrontare i loro ritmi alterati e il senso di impotenza che tutto questo, con l'aggiunta degli scarsi risultati, può generare. Il dramma di una domanda impellente, improrogabile, straripa e non è facilmente contenibile dalle istituzioni sanitarie, i cui operatori si trovano divisi sui significati e sulla gestione di una routine di emergenze.
rincorrere con generosità missionaria le urgenze dei pazienti, stare dietro ai loro tempi, ai loro ritmi alterati, sperando in qualche evento fatale ritmi alterati, sperando in qualche evento fatale, o restare in attesa che qualche tossicodipendente accetti con reali motivazioni il tempo circolare virtuale del setting terapeutico. È come se la logica binaria on-off del tossicodipendente si fosse diffusa per una sorta di contagio psichico anche tra gli operatori. Ma i due approcci entro i quali gli operatori si trovano di fatto schierati sono ugualmente improduttivi e perdenti, perché in queste condizioni è particolarmente difficile riuscire a costruire un intervento psicologico di crescita e cambiamento. Parlo di operatori e non solo psicoterapeuti e analisti, perché oltre a loro viene coinvolto tutto il personale, dal responsabile ai medici, dagli infermieri agli assistenti sociali, e tutto il servizio che fatalmente si schiera, spaccandosi in due fazioni contrapposte, ognuna delle quali di queste due fazioni, nella convinzione di essere nel giusto. E all'interno di queste due visioni possono esplodere discussioni e scontri dove ci si accusa reciprocamente dei fallimenti terapeutici. Non è facile trovare quell'equilibrio che non isoli chi è eccessivamente rigido, ma neanche trasformi in collusione il lavoro. E sembra che anche gli operatori siano vittime, come i loro utenti, di quel processo di polarizzazione che rende la visione del problema e i comportamenti che ne derivano unilaterali e privi di sfumature e gradualità. Identificazione col paziente o distacco oggettivante dall'altro. E così si può trovare chi, spinto dalla voglia di prendere in carico il paziente, arriva ad offrirgli un cappuccino al bar, ma poi trovi la mancanza di empatia che sconfina nella noia, quando ad esempio senti che stanno parlando a vuoto, loro stessi distratti e indifferenti, fino alla ridefinizione di rigide regole del setting entro le quali confinare un paziente non disposto ad accettare regole, così cercando di difendersi dalla richiesta di aiuto come formulata dal tossicodipendente, tra accettazione incondizionata e rifiuto totale, che troppo spesso presenta le stesse caratteristiche di alternanza dell'esperienza della droga. A questa situazione già estremamente complicata si aggiungono le specificità dei servizi pubblici, una serie di prerogative che non possono essere ignorate perché anch'esse entrano a far parte del setting e contribuiscono a definirlo. In Italia, in generale, il setting in un servizio pubblico deve adeguarsi alle caratteristiche stesse dell'istituzione, che sia ASL, ospedale, carcere, eccetera, e al mandato che ne consegue e che è diverso da struttura a struttura. Mandato che può cambiare col mutare delle leggi, ad esempio con la legge 180 che ha chiuso le strutture manicomiali, o le varie leggi che di volta in volta hanno penalizzato o depenalizzato l'uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, l'utente che si rivolge ad una istituzione pubblica dovrà seguire un iter stabilito e uguale per tutti. E anche se farà una richiesta rivolta ad un operatore specifico, verrà assegnato secondo i criteri propri di quel servizio. Ci saranno dei tempi d'attesa e verrà in contatto con più persone dai ruoli diversi. Il paziente accanto al lavoro psicoterapeutico è per lo più seguito, o lo è stato nel tempo, da operatori che nello stesso spazio condiviso curano il suo corpo, si occupano del suo lavoro, intervengono sulla sua famiglia, genitori, partner, figli. Pertanto non c'è più, come nello studio privato, nello psicologo di riferimento, ma piuttosto l'equipe di riferimento. È evidente che il setting dovrà prevedere quindi gli altri operatori che lavorano nell'equipe e in generale nel servizio, i loro ruoli, medici,
infermieri, assistenti sociali, amministrativi e gli stessi psicologi non di rado di formazione diversa. L'iter di accettazione in ESERT sarà protratto nel tempo. Potrà prevedere colloqui, visite mediche, test psicologici, controllo degli oppiacei, oltre alla somministrazione del metadone. Una routine sanitaria sotto forma di regole che costituisce di per sé una strutturazione temporale più o meno coinvolgente, più o meno rigida, sui cui contenuti e sulle cui forme si apre ancora una volta un contenzioso quotidiano che vede interlocutori diversi, si litiga sempre, insomma. Da una parte gli operatori, più o meno convinti dell'utilità di ciò che stanno proponendo, dall'altra il tossicodipendente, che nel momento che si vede offerta una struttura del tempo così codificata, può porsi in due modi: o la rifiuta, saltando a piè pari ogni regola, e riproponendo l'urgenza con una determinazione che può arrivare fino alla violenza, oppure l'accetterà, ma di sovente con palese atteggiamento mimetico e manipolatorio. Anche sugli obiettivi da raggiungere, non sempre c'è accordo tra istituzioni e operatori. Questo è particolarmente vero, soprattutto per gli psicologi e gli analisti. Infatti, mentre il lavoro psicoterapeutico e di analisi punta al superamento del sintomo e ad una maggiore autonomia del paziente, attraverso, in una visione junghiana, un'esperienza che possa favorire l'attivazione spontanea della funzione trascendente, gli obiettivi dell'istituzione sono rivolti soprattutto alla sicurezza collettiva, all'adattamento, al recupero ed anche al controllo del paziente. Nei ESERT sono spesso gli obiettivi principali. Basta pensare alla distribuzione del metadone o agli accertamenti per verificare l'abuso delle sostanze stupefacenti, per capire quale primaria rilevanza acquisiscono in questi servizi. Peraltro, obiettivi condivisibili in considerazione dell'alto livello di asocialità e di delinquenza collegata al loro stile di vita. Di fatto, tale percorso ha permesso a molti, se non di uscire dalla dipendenza, di costruirsi comunque un progetto di vita. Per gli psicologi e gli analisti non sempre è facile accettare che ci si deve accontentare di tali obiettivi. È altrettanto difficile, è altrettanto difficile, spesso può essere far capire a colleghi con altri ruoli e altre formazioni che almeno in alcuni casi varrebbe la pena puntare più in alto. Però il paziente, se percepisce i contrasti e le indecisioni dell'equipe di appartenenza, può sentirsi disorientato e perdersi nei meandri dell'incertezza, oltre ad aprire una pericolosa breccia verso un'ulteriore occasione per manipolare la situazione. Allora, siamo arrivati all'accettazione. Un altro aspetto che caratterizza fortemente il servizio pubblico, in particolare il SERT, è la scarsa capacità di accoglienza di quest'ultimo. La mia conoscenza diretta riguarda soprattutto Roma e la provincia. So che al centro-nord le cose possono essere molto diverse. Ambienti spesso degradati, a Roma ovviamente, degradati, numerosa affluenza di persone che crea una generale e inevitabile confusione e una conseguente riservatezza difficile da garantire. Possono inquietare la persona sofferente che sta cercando aiuto e non di rado allontanarla dallo spazio di cura. La guardia armata, che staziona all'ingresso, osserva tutti e non parla con nessuno, e poi la conferma che ci si trova in un luogo pericoloso che va difeso da potenziali delinquenti utenti. Tutto ciò incide inevitabilmente sull'utente che si avvicina alla cura, tanto più se è motivato da un autentico desiderio di cambiare. È come se già prima di entrare gli si dicesse che, al di là del suo problema, deve essere valutato in quanto potenziale delinquente, violento, aggressivo, da tenere sotto controllo. Ed anche la prima accoglienza che può
predisporre un terapeuta è sempre incerta tra la definizione di paziente o delinquente della persona che ci si trova di fronte. Fin dal primo incontro, dunque, il terapeuta deve affrontare il difficile compito di trasformare la reciproca diffidenza in un contatto portatore di pensabili cambiamenti. Questo poi è il problema che si ripropone in tutte quelle situazioni di invii coatti. Utenti inviati dalla prefettura, dalla magistratura, dai tribunali dei minori, eccetera, con obbligo di curarsi, sono particolarmente frequenti e per lo più con tempi di lavoro già definiti in anticipo. Del resto, in sintonia con le richieste delle ASL, che suggeriscono tempi brevi per le psicoterapie, in tutti questi casi viene meno quella che è la condizione primaria per una psicoterapia. E cioè la domanda. Il compito con questi utenti sarà quindi soprattutto rivolto alla motivazione, teso a trasformare un lavoro obbligatorio in una scelta individuale. In un panorama così complesso, la costruzione di un setting come quello della Sanplay, che ruolo svolge? Agevolerà l'emersione di una domanda sentita come propria e non imposta? Quanto è realizzabile nella conduzione di un caso gestito da tutto un servizio? Quale ruolo può avere nel creare aspettative di cambiamento da parte di tutti gli operatori? È noto infatti quanto ciò incida nell'effettivo risultato che si può ottenere con un paziente. Se ci si aspetta troppo o troppo poco, ciò non è ininfluente. Nel servizio sanitario pubblico in generale, tutte le terapie basate su criteri alternativi a quelli classici trovano difficoltà ad avere un proprio spazio per esprimersi. Ma la diversificazione degli interventi, se accettata, a mio giudizio, è certamente una risorsa, soprattutto in un CERT dove ormai ci si orienta verso la cosiddetta catena terapeutica di Olivenstein. Anche la psicoterapia va considerata ben sapendo di offrire loro un momento terapeutico che andrà integrato da passaggi successivi. In questo senso, il setting è un passaggio dove diversi operatori camminano affiancati e dove lo scambio di informazioni è continuo e le finalità da raggiungere sono ragionate e condivise. Quale riflesso su tutto ciò ha l'inserimento della Sanplay? Il fatto che la Sanplay fosse così inconsueta, era riconosciuto come un arricchimento dai numerosi colleghi che hanno apprezzato la possibilità di lavorare affiancati utilizzando metodiche differenti, ma poteva rappresentare una ferita narcisistica per coloro che giudicano come compito primario il saper tenere tutto sotto controllo. E la visibilità appariscente, gli oggetti esposti a riempire le pareti di un'intera stanza, può accentuare gli atteggiamenti di condivisione, ma anche quelli di ostruzionismo. Eppure, in questo contesto nasce l'idea di inserire qualcosa di completamente diverso. Ci sono finanziamenti offerti dalla Regione Lazio. C'è un responsabile analista junghiano che conosce la Sanplay e ci sono io che non perdo occasione, durante le nostre riunioni, di riportare le mie impressioni e progetti sulla Sanplay. E c'è il gruppo di lavoro curioso che crede nella possibilità di cambiare le cose anche nelle situazioni più difficili. C'è lo stimolo di chi vuole muoversi e mi suggerisce di andare avanti, di non cedere. Per quanto fiabesca possa sembrare l'iniziativa. È così che cominciano ad arrivare gli oggetti da mettere sugli scaffali e le vasche azzurre ripiene di sabbia. Si sostituiscono le luci al neo con quelle più calde. Si mettono fiori sul davanzale della finestra e manifesti colorati alle pareti. È così che cominciano ad entrare i primi utenti e tutti, anche i più disturbati, i più aggressivi e arrabbiati o i più diffidenti si fermano stupiti sulla soglia, perché è la stanza stessa che sorprende, ispira curiosità e induce sensazioni di meraviglia. Accogliente, colorata, imprevedibile e inaspettata,
fuori dagli schermi previsti, sembra capace di contenere l'aggressività, la violenza, la distruttività che il paziente si porta dentro e che ogni SERT conosce bene nella sua feroce esplosione, spesso innescata suo malgrado dal contesto stesso. È da questo stupore che nascono le domande che spesso fin dal primo giorno: cos'è? E a che serve? Ma è per bambini o anche per gli adulti? Ma allora potrei usarla anch'io. Dottoressa, mi fa provare? Poco per volta si torna. Si comincia a osservare gli oggetti, a toccarli, a mettere le mani nella sabbia, a fare ulteriori domande e a raccontare di sé. E il colloquio obbligatorio si può trasformare in una possibile scelta individuale. La sabbiera, piano piano, si trasforma nel teatro psichico dove poter rappresentare se stessi e perfino la rabbia. Il luogo dove l'agito diventa possibile senza essere distruttivo. E infatti la stanza della sabbia non ha mai incontrato la rabbia esplosiva di chi vuole fare terra bruciata. Mai un oggetto è stato volutamente rotto, mai uno rubato dagli scaffali. Eppure sarebbe stato così facile. E invece gli oggetti venivano regalati, offerti come doni da lasciare sugli scaffali, perché altri li potessero usare. Quasi a sottolineare che in quel luogo lo spazio era amico e chi vi entrava lo riconosceva come tale deponendo le armi in segno di pace. Quando visitai il CERT, questa vorrei che fosse la finale, quando visitai il CERT rimasi sorpresa nel trovare una stanza sistemata con cura minuziosa, contenente tutto ciò che era necessario per la Sanplay. Le sabbiere, le molte miniature e tutti i colori vari davano a questa stanza un'atmosfera a dir poco piacevole e allegra. Scusatemi. Allora. Le sabbiere, le molte miniature, tutti i colori vari davano a questa stanza un'atmosfera a dir poco piacevole e allegra. Era come scoprire una vera oasi in questi spazi del CERT, altrimenti bui, incolori e deprimenti. Era impossibile non immaginare che differenza significativa avrebbe comportato per i giovani tossicodipendenti e certo anche per il terapeuta nel suo lavoro, usufruire di questa stanza gioiosa adibita al gioco della sabbia. Questo è sono delle righe che ho ripreso dalla prefazione che ha fatto Ruth Amann, che voi conoscete tutti, almeno come nome per chi non ha potuto conoscerla di persona. E la prefazione, dicevo, nella Sirena che gioca, il tossicodipendente incontro alla Sanplay Therapy, che ho pubblicato. Grazie, grazie soprattutto per avermi dato la possibilità di rileggere queste cose e di riprovare le sensazioni che ho provato nel costruire questo spettacolo, diciamo, perché per me era veramente anche una cosa molto bella, non soltanto una cosa che poteva essere utile. Marcella, senti, vogliamo vederla questa stanza della sabbia che Sì, ci hai descritto così bene? Vogliamo assolutamente. provare? Bene. Scusate, ma vedo che c'è. Scusate se vi interrompo, e sono d'accordo con la domanda di Maria Sibilla, ma vedo che c'è Antonella che ha alzato la mano per fare una domanda. Vogliamo vedere un attimo e poi passiamo. Eccomi. In verità voglio dirvi, raccontarvi una cosa che è accaduta. Io ieri ho ordinato il libro e è Ah. appena arrivato. Sembrata una sincronia così bella, così straordinaria, perché lavorando in un CERT
Ed essendo anche una danza movimento terapeuta, ho provato un po' a essere anch'io pioniera in maniera molto più piccola e dimensionata. E ascoltando la dottoressa Merlino, ho sentito veramente le vibrazioni di movimento così forti da farmi desiderare di approfondire. Io ho delle sabbiere a casa, ma non ho fatto una formazione, se non dei webinar. È una cosa che mi tocca profondamente, mi piacerebbe proprio approfondire tanto da poter proseguire. Il mio è un verde siciliano, vivo a Marsala e comunque grazie infinite, ma la sincronia è così potente che non potevo tenerla solo per me. Grazie, Grazie mille. c'è un'altra riunione sotto, In un quest'altra casino nuovi, proprio, però quest'altra adesso ho la possibilità di arrivare alle foto anche foto. In che senso? Eh? In che senso hai la possibilità di arrivare alle foto? Cioè, Perché vedi? adesso le vedo, Ah, ecco. perché ho spostato piano piano tutte Però voi le non la vedete, vero? varie. No, noi non la No. vediamo perché non è stato condiviso lo schermo. Però qui non ci stava la. In queste pagine aperte, in queste finestre aperte di Zoom, ce n'è una che presenta quest'icona del condividi schermo. Può darsi che c'è una madre che presenta quest'icona. Vabbè, Non ho capito. Oddio, no. del servizio. Anche io lavorando in un servizio come il Dipartimento di Salute Mentale, trovo riscontro che ci siano molte difficoltà a fare un lavoro rispettoso rispetto al modello di riferimento, perché il sistema assistenziale, così come lo conosciamo oggi, è aziendalizzato, cioè fondato su prove di efficacia, questioni di denaro, potere, organizzazione del lavoro, efficienza, procedure, risultati, pianificazione e controllo. Tutte questioni piuttosto lontane e dissonanti rispetto al nostro sentire professionale. L'impressione è che, da un lato, le istituzioni tendano a vedere lo psicoterapeuta, specie ad orientamento psicodinamico, come un elemento disturbante rispetto a tali logiche, ma al contempo sembra che il terapeuta senta squalificato il suo lavoro all'interno dell'istituzione. In un'istituzione ogni gruppo, ogni membro cerca di trovare il proprio spazio e di assumere un'identità di ruolo coerente con il compito primario dell'istituzione in cui lavora, ma anche con i propri bisogni emotivi. Lo psicoterapeuta quindi deve rispondere al mandato a cui è chiamato, tentando di preservare il suo modello formativo di riferimento. Ne consegue una sfida proibitiva, considerando che in un servizio pubblico la sollecitazione dell'utenza e la pressione dell'urgenza, specie nella situazione attuale, diciamo, e quindi la pressione dell'urgenza della domanda, comportano il rischio di semplificare o diluire il proprio modello di intervento. Un'altra criticità è rappresentata dall'ambivalenza del mandato, specie in salute mentale, oltre che nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè c'è un mandato esplicito e un mandato occulto dei servizi che si occupano di salute mentale, una mission in bilico tra la cura e il controllo. Il paziente psichiatrico, al pari di quello con problemi di dipendenza, presenta molti degli aspetti oscuri della natura umana, la trasgressione, la violenza, la perdita di controllo, eccetera, aspetti che la comunità fa fatica ad accettare e quindi tenta di produrre un isolamento, un'emarginazione e una stigmatizzazione di questi comportamenti. Le istituzioni deputate ad occuparsi di queste persone, quindi i servizi per le tossicodipendenze, i carceri, il Dipartimento di Salute Mentale, accettano tacitamente il compito di affrancare la società da queste forme perturbanti. E questo è un aspetto paradossale della psichiatria, nel mio caso, che è chiamata a contenere come può le insicurezze della comunità, che spinge con pressione, e allo stesso tempo a prendersi cura degli individui affetti da disturbi psichici, col rischio di eccedere in protocolli e procedure, a celebrare gli approcci evidence-based,
eclissarsi nell'uso della psicofarmacologia, pensato come unico strumento di trattamento barra contenimento considerato efficace, basato prettamente sul modello biologico anziché su quello biopsicosociale. Mi fermo un attimo e faccio una pausa sull'utilizzo degli psicofarmaci. Non sono la persona più titolata perché sono una psicologa, però in base alla mia esperienza ultraventennale posso dire che se da una parte aiutano a contenere quello che c'è di dirompente nella patologia psichiatrica, dall'altra ho notato, specie nel mio lavoro, che crea una sorta di intorpidimento dell'emotività. Questo a qualsiasi, cioè, a prescindere dalla patologia psichiatrica, che può andare dalla depressione al disturbo bipolare o dalla psicosi franca. E tutti i pazienti lamentano un intorpidimento dell'emotività. È come se vivessero qualsiasi situazione con un'emotività molto velata, molto sottodimensionata. Se da una parte questa è una protezione nei loro confronti, perlomeno io la vedo così, dal mio punto di vista, dovrebbe essere una protezione nei loro confronti perché sono persone che spesso non sanno gestire la loro condizione umana, cioè c'è una difficoltà proprio a gestire delle emozioni in alcune situazioni che sono particolarmente pregnanti. Dall'altra, però, è vero che poi lavorare in terapia con persone che hanno un'emotività, cioè già coartata in certi casi, ma a maggior ragione dopo l'utilizzo di psicofarmaci, ecco, questo nella mia pratica clinica risulta alquanto difficile, perché è un lamento veramente molto, molto frequente. Questa è una piccola parentesi che voglio fare. Perché proprio tornando al modello biologico che si utilizza spessissimo nella pratica, diciamo, clinica, da parte, insomma, accettato da parte di tutti gli operatori dell'equipe in un sistema come il Dipartimento di Salute Mentale, se uno vuole lavorare creando spazi di cura diversi o perlomeno coesistenti, questo è un po' un problema, quello dell'emotività così coartata. Potrebbe essere ancora di più facendo un trattamento solo verbale, cioè un approccio psicologico solamente verbale. Quindi, tornando al discorso, tornando a quello che dicevamo prima, così come diceva, ne parlava a fondo la dottoressa Merlino, dietro questa facciata razionale e rassicurante dei servizi, nella fattispecie nel servizio di salute mentale, si cela invece un sistema curante oberato di rassegnazione e di angoscia, che non è più propenso ad accettare fino in fondo il rischio della relazione col paziente e l'impatto con le emozioni che ne derivano. Nella sua funzione terapeutica, la psichiatria, contrariamente ad altre aree mediche, sembra in grave difficoltà circa l'efficacia delle cure somministrate al malato mentale, perché la malattia mentale in generale può essere rettificata nelle sue manifestazioni fenomenologiche, ma non può essere guarita. In base alla mia esperienza e da come ho potuto apprendere anche dalle riflessioni fatte dalla dottoressa Merlino, mi sento di dire che esiste anche una questione legata alla motivazione alla terapia da parte del paziente. È obbligatorio fare un'analisi della domanda, sempre e comunque, perché spesso la domanda di aiuto non sorge spontanea, ma è per lo più coatta, cioè si tratta di invii fatti da invianti quali il contesto sociale, il contesto familiare o addirittura le istituzioni dopo esiti giudiziari. Come superare tali criticità? Lavorare in equip, in teoria dovrebbe favorire la creazione di uno spazio riflessivo condiviso per individuare nel sistema un contenitore sufficientemente solido che sia in grado di svolgere il suo indispensabile compito trasformativo, quello di mobilitare le risorse di pensiero, un po' come il concetto di Reverie in Bion, per affrontare poi i demoni della psicosi individuale e della psicosi organizzativa, perché c'è un po' questo parallelismo, no? E non sempre risulta possibile la condivisione di presupposti tra gli operatori dell'equipe provenienti da diverse formazioni. Ma spesso per difesa ci si trincera ognuno nel suo spazio di azione,
frammentando il lavoro d'équipe, frammentando lo spazio terapeutico, e così come accade nella frammentazione interna che caratterizza il paziente psichiatrico, un po' come il contagio psichico di cui parlava Marcella prima. Considerando queste premesse, cosa mi ha spinto a formarmi e quindi successivamente a lavorare con il metodo del gioco della sabbia? Sicuramente la difficoltà a tollerare la frustrazione e lo sconforto vissuti in tanti anni di lavoro in psichiatria. È scaturita pertanto l'esigenza di rinnovare un po' l'afflato che mi ha spinto verso la scelta di questa professione, ma soprattutto la scelta di realizzarla in questo specifico ambito, perché devo dirlo, io l'ho proprio scelto, non ci sono capitata come a volte succede. Nonostante l'iniziale diffidenza dell'equipe e dei superiori, la stanza della sabbia, diciamo, è stata realizzata e la perplessità si è via via, mano a mano, trasformata in meraviglia. Non per tutti, ma è già qualcosa. Posso dire di non essere stata osteggiata, ma di sicuro non sono stata sostenuta in questa cosa. Però in questa cosa, con la mia caparbietà, la mia tenacia, ho provato a fare un cambio di passo. Perché sentivo veramente un'esigenza di cambiamento, perché con la terapia verbale spesso e volentieri il paziente fa difficoltà, fa molta difficoltà. La bellezza insita nell'Assembly Therapy ha proprio la capacità di trasformare sia l'atteggiamento dei colleghi, sia quello dei pazienti verso la proposta di cura, alla ricerca di una propria motivazione, in quanto possono esplorare l'opportunità di essere visti all'interno di una relazione che si prende cura di loro, con un'attenzione anche alle loro buone inclinazioni e agli aspetti emotivi spesso scotomizzati, in funzione dell'esigenza pressante di corrispondere alle richieste provenienti dal contesto sociale e familiare. Nella mia esperienza, seppur breve e poco approfondita, il paziente portatore di malattia psichiatrica sente spesso di essere poco credibile agli occhi di tutti, a partire dalla famiglia. Viene investito di contenuti scadenti e poco apprezzabili, svalutato, considerato inadeguato, infantile, inetto, incapace. E quando gli si propone il gioco della sabbia, ha almeno inizialmente una certa titubanza, come se avesse la difficoltà ad approcciarsi all'idea del gioco per paura di incarnare l'immagine deturpata che gli altri gli attribuiscono di consueto e di continuo. Mi sembra poi cambia un po' la situazione. Una volta rassicurato sul fatto che è utilizzabile da tutti, cambia l'atteggiamento, però inizialmente c'è veramente una difficoltà perché sembra proprio che di accettare ulteriormente la proiezione che tutti, cioè che tutti fanno sul paziente, tutta, a partire dai familiari. Mi sembra pertanto importante, mediante questo metodo, dare voce alle istanze che spesso rimangono mute. Chiaramente è difficile in un contesto di lavoro come questo mantenere la purezza del setting. Stando così le cose, il paziente presenta ovviamente scarsa costanza e continuità e le sue richieste di cura hanno spesso carattere di urgenza. Lo spazio terapeutico è sovradimensionato dalla presenza di più spazi e di molteplici operatori. Sarebbe auspicabile costruire un setting il più possibile stabile, cosa che sto cercando di fare, che abbia principalmente la funzione di articolare un ritmo spazio-temporale tale da permettere al paziente di sentirsi accettato e riconosciuto e quindi di avanzare compatibilmente con le sue possibilità, perché mi rendo conto che gli obiettivi a volte sono un po', come dire, un po' ridotti, ecco, non possiamo pensare davvero di poterlo curare e farlo tornare a quella che poteva essere potenzialmente, no, la sua vita. Però compatibilmente con le sue possibilità ad avanzare nel suo percorso evolutivo. E in questo credo che la terapia della sabbia sia molto d'aiuto. Ad ogni modo, con tutte le difficoltà possibili, non ritengo che a prescindere dal fatto che non si riesca a mantenere un setting puro come può esserlo in uno studio privato, in cui c'è una domanda di aiuto specifica, precisa, seppur con aspetti anche impliciti a volte o inconsapevoli, però comunque è una domanda precisa, non ritengo che si possa emarginare una domanda. Ritengo che una domanda di aiuto, al di là delle modalità con cui viene posta, vada accolta sempre.
Ecco, questo è un po', mi sono volutamente, cioè sono rimasta un po' sul superficiale perché mi rendo conto che rispetto all'esperienza di Marcella io sono solo agli inizi, per cui non posso entrare tanto nello specifico perché non mi sento autorevole in tal senso, però ecco, credo che l'idea di utilizzare la terapia della sabbia nel mio contesto sia stata una svolta. Perché altrimenti vivevo proprio una situazione di abbruttimento in quel servizio. C'è un po' questo rischio. Marcella, vogliamo tornare alle foto? Vogliamo vedere? Non so se Eccoci, possiamo. no. Ah, Ci sono tante cose che avete interessante. detto e che sono interessanti, e forse se ci fermiamo un attimo, non so se avete ancora delle cose e vogliamo fare dopo, lasciare uno spazio alle domande. Marcella, se avevi qualche altre cose da descrivere. Rimettici l'audio, Marcella, non ti sentiamo. Allora, dicevo che volevo presentare innanzitutto la stanza e poi anche alcuni pezzetti di situazioni, anche in base sulle quelle che erano le vostre preferenze, perché ci sono io moltissime, poi tu Paola lo sai perché buona parte del lavoro lo hai conosciuto man mano che lo facevo, no? Molti sono interessanti proprio perché mostrano nella sabbia, nell'immagine della sabbia, proprio il cambiamento immediato che avviene nel giro di una mezz'ora, di tre quarti d'ora, capito? E quelli sono molto interessanti. A volte arrivano fino a 3-4 sabbie consecutive, che li porteranno proprio a cambiare delle cose, a fare delle scelte. E poi ci sono invece degli altri casi che sono durati sicuramente più a lungo, di ragazzi che hanno fatto veramente una psicoterapia con la sabbia, che sono arrivati a fare anche 30 sabbie, però chiaramente di questo prendere delle immagini che mi sembrano particolarmente significative. Anche perché non abbiamo più molto tempo, e Certo. anche forse lasciamo un pochino di spazio anche al dibattito, perché mi sembra che le cose che avete detto sono estremamente interessanti e sollecitanti di molti interrogativi che possiamo farci su che cos'è il gioco della sabbia all'interno della struttura pubblica. Qui vedo tante persone che hanno lavorato, me, Claudia, Anna, tante persone che lavorano con il gioco della sabbia nelle strutture pubbliche. C'è una domanda di Claudia Loreti, intanto. Allora, buongiorno e grazie delle vostre. Ciao, ciao. Con Marcella Merlino abbiamo lavorato tanto nelle supervisioni, no? Sì, La nostra simpatica. Andrea. Siamo andate ad alcuni convegni insieme, a San Come Pietroburgo, a Ittigen, insomma, ci sono state. grazie infinite della vostra relazione. Peccato queste sabbie che non sei riuscito a far vedere le immagini, Sì, perché le sabbie sono immagini dell'inconscio che prendono forma nella sabbiera e diventano veramente una narrazione profonda, parallela, che tocca l'anima. Ecco, anch'io ho lavorato tanti anni, 36 anni, nel servizio pubblico, quindi conosco benissimo le dinamiche, però lavoravo nel materno infantile, quindi ero un po' più favorita rispetto a voi. Perché anch'io ho messo la sabbiera, però su mie spese, perché mi hanno solo autorizzato, diceva, vabbè, metta. Quindi ho questa cosa. attrezzato la stanza della sabbia, che era molto frequentata in verità. Devo dire, voglio far emergere delle cose importanti che voi avete detto. Uno, le proiezioni che accadono attraverso la patologia che incontriamo sul servizio in cui stiamo, che è una identificazione proiettiva frammentata, dove tu e Marcella hai parlato di due polarità soltanto, no? Uno contrapposto. In verità, io ho l'impressione, e qui emergeva nel discorso di Maria Sibilla, che quando abbiamo delle patologie gravi, dove ci sono delle
dissociazioni o a volte anche delle frammentazioni all'interno del paziente. L'equipe curante viene contagiata, ma ognuno dell'equipe agisce una parte frammentata del paziente. Questo ci viene incontro anche con tutti i lavori sugli stati mentali precoci, non pensabili, non elaborabili, e noi con lo strumento straordinario, secondo me, del gioco della sabbia, siamo in grado di creare uno spazio libero e protetto di accoglienza al paziente, ma non solo. Attraverso il lavoro analitico che noi facciamo, naturalmente, perché fa parte proprio della nostra dinamica profonda, l'elaborazione del controtransfert, che è il controtransfert sia legato al paziente, ma sia legato all'istituzione. Ricordo quelle riunioni di equipe, a volte di tutto il servizio, lunedì mattina, che erano drammatiche, era una follia, no? Fra gli operatori. Ma in verità poi mi chiedevo perché. E già allora, via via, approfondivo lo studio della identificazione proiettiva sui casi gravi, su quelli meno gravi. A noi non venivano i casi gravissimi, a volte erano disturbi di apprendimento, nevrosi, erano anche altri tempi. Io vedo che la patologia diventa sempre più grave e lo vedo nella discussione delle tesi nelle nostre realtà istituzionali, dove gli allievi portano le tesi che parlano di questo lavoro difficilissimo nei servizi pubblici, dove però incontrano i pazienti, pazienti reali. Io credo che tu, Marcella, sei stata una pioniera coraggiosissima nell'iniziare quel lavoro, ma hai dato possibilità a quei ragazzi di trovare in un ambiente pubblico uno spazio diverso, altro, dove le loro mani riuscirono a dare forma nella sabbia, parole mai dette. Il lavoro che tu hai fatto è molto interessante sulla questione delle riflessioni che tu hai portato sul tempo, il tempo catastrofico, quel ragazzo che entra subito nella stanza e cercava la continuità del tempo, quel tempo che non conosceva. Piccolo riferimento naturalmente a Winnicott, la continuità dell'essere. Questi ragazzi venivano con frammenti del loro essere e lo portavo, ma io, dottoressa, voglio, poi lei mi cancella, no? È bellissimo questo grido d'aiuto che ti dice, dottoressa, ma come faccio a fidarmi? Mi può continuare a tenere nel suo pensiero? Perché io poi ritrovi nel suo pensiero quelle parti di me che sono pezzi del sé, pezzi dell'anima. Lui non parlava così, ma chi ascolta capisce che sta dicendo anche questo. E qui posso aggiungere una piccola cosa: è come se quei ragazzi che entrano nelle stanze, entravano nelle stanze di Marcella, entrano nelle tue stanze, Sibilla, o entravano nelle mie, nella mia stanza, pure io un sacco di cose l'ho messo nella stanza, era la più bella del servizio. E dunque, sarà perché noi continuiamo a giocare anche se abbiamo una certa età. C'è poco da fare, vogliamo creare, abbiamo bisogno di creare, altrimenti cambiamo mestiere, facciamo un'altra cosa, dedichiamoci all'arte. Ma ecco, qui voglio dire una cosa importante, poi sto zitta. Noi attraverso lo sguardo incontriamo, come dire, il paziente nella sua essenza, in quel quadro di sabbia, ma gli diamo la possibilità di una reverie che non hanno avuto, no? O l'hanno avuta che non è andata bene, o comunque sentono che c'è una persona che si mette in sintonia e riconosce sia nel gioco, ma sia nei loro occhi qualcosa di essenziale. Loro stessi, no? Il loro cuore, la loro realtà più intima. Parlo di cuore, non perché faccio la romantica, no, parlo di cuore. Perché è essenziale incontrare questi ragazzi che soffrono tantissimo, non con l'intelligenza della testa, ma con l'intelligenza del cuore, perché lì funziona, lì sentono, lì si crea di nuovo un legame Sì, e quello è danno possibilità. essenziale. Mi ha rimandato questo tuo discorso al caso di un ragazzo di cui ho le immagini, ahimè, non si E possono quando ci vedeste immagini.
Ma che è bellissimo perché deve andare in comunità terapeutica, ma non ci riesce a farlo, non ci va, non sa. E comunque viene a fare una sabbia con me, ma sta così incerto, non sa se farla, se non farla. E io gli dico che può decidere, insomma, non è obbligato a farla. Dice, ma forse insomma, si convince e fa un episodio di quando lui stava in carcere. Questa è un'altra cosa che mi viene in mente, che con le sabbie appare il tema del carcere diventa frequentissimo, cosa che invece con i pazienti che io ho seguito senza le sabbie non veniva mai fuori questa cosa. Quindi questo è anche un altro elemento da approfondire, da capire come mai questo succedeva. E beh, questo ragazzo fa questa sabbia che è molto significativa perché è un episodio in cui lui è stato in carcere e come questi che agli altri carcerati che erano mafiosi, erano gente terribile, assassini, eccetera, però l'avevano preso sotto la loro ala protettiva ed erano tutti affettuosi nei suoi confronti. Insomma, però in questa sabbia che rivela molto, no, di quanto appunto ci sia questa immagine di una mafia, una madre mafia dentro di lui, dentro questo ragazzo, no? Che può distruggere, però ci mette nei due angoli opposti, mette un lampione e mette una gru che serve per costruire. E io a questo punto, e poi mi racconta, mi parla, comincia proprio a parlare di queste cose, e lei di quel momento in cui stava in carcere come un periodo estremamente felice, io mi commuovo a questa cosa. E lui si riconosce nella mia commozione e da questa apatia che ha, passa a una sua commozione. E questo io non l'ho sentito aver valicato dei confini, ma ho sentito invece come una capacità come dire, guarda che sentimenti qui si possono esprimere, se si possono, se ne può parlare dei sentimenti. E mi hai fatto venire in mente in questo momento. Proprio. No, tante cose, insomma, veramente sono. Mi colpisce molto perché mi ricordavo benissimo quell'immagine della sabbia, Ah, l'hai vista, sì. No, la vedo anche di infatti poi colore. l'abbiamo presentata ad un convegno, eravamo in più persone, io All'Etigen. presentavo quella di sabbia, sì, a Roma. Ricordo. Questo per dirvi come sono potenti le immagini delle sabbie. Non si scordano, Non sì. si scordano, io non l'ho mai visto quel ragazzo, ma quella sabbiera con quelle immagini era potentissima e sembrava quasi che il carcere era stato per lui un luogo di protezione. Aveva ritrovato la madre mafia, ma anche il padre. Aveva trovato una coppia genitoriale che l'avevano preso a ben volere, ma guarda un po'. Sì. Però è la commozione. È la madre mafiosa, quindi che tanto dà e tanto vuole, tanto uccide Comunque la mafia è anche molto patriarcale. eh? Oggi è il giorno della violenza sulle donne, ma anche Veramente. mafia anche patriarcale, perché poi è il padre che decide. Sotto c'è un materno. Ragazzo quando uscì dal carcere, era già uscito dal carcere perché questo era un racconto precedente, poi è riuscito a partire per la comunità terapeutica. Il suo percorso l'ha fatto, poi come sarà andato a finire non lo so perché non è più tornato da me, da Roma, non so, quindi tutto può essere perché con questi ragazzi non sai mai. Quando non li vedi più, non sai mai se sono riusciti effettivamente a uscire dai loro problemi o se invece sono morti, perché cioè anche questo c'è sempre questa eventualità presente, insomma, capito?
E anche a quello devi fare i conti, tu devi fare i conti quando c'hai questi pazienti che non sai che fine faranno. È tosta come cosa, no? Non è solo, non so, solo con i Devo fare una domanda, se... Oh, scusami Marcella, non ti volevo interrompere, no? sì. Ma volevo fare una domanda che mi interessava molto, perché naturalmente è interessante vedere le diverse esperienze di chi ha lavorato in strutture pubbliche nel quale c'era il Giocasabbia. Io ho lavorato al Bambin Gesù, naturalmente non fa testo, perché al Bambin Gesù erano tutti quanti formati con Dora Calv, quindi potremmo dire era una situazione diversa. Invece mi è molto interessato, e comunque sono stata testimone della nascita del gioco della stanza della sabbia di Maria Sibilla, più che testimone, potremmo dire. E mi interessa molto questo fatto di come, intanto, la potenza dello strumento, no? Cioè, penso che qui, chi di voi qui ha introdotto questo strumento, non lo chiamerei strumento, questo metodo straordinario all'interno delle strutture pubbliche, ha vissuto quello che voi avete descritto molto bene. Da una parte la diffidenza, da una parte l'entusiasmo miracolistico per uno Certo, strumento. La esagerazione. stessa cosa avviene con i pazienti. La domanda che volevo fare era, perché Maria Sibilla diceva molto spesso: noi dobbiamo lavorare, anche Marcella, tu lo dicevi, in un contesto in cui non c'è una vera e propria domanda di analisi col gioco della sabbia, figuriamoci, ma di analisi, di terapia. Certe volte neanche una domanda di terapia, c'è una vaga domanda di aiuto e certe volte neppure, è una forzatura. Mi chiedevo se l'introduzione, se la possibilità, lo chiedo anche a chi di voi ha lavorato e lavora in questi contesti qui. Se la possibilità di offrire il metodo della sabbia, di fare questa prima esperienza, può contribuire a far formulare al paziente questa domanda, cioè se il paziente può avvicinarsi a una domanda di cura. Lo chiedo in modo generico, chi di voi. Beh, io in parte lo suggerisco, questa cosa, certo che aiuta, perché a questo punto non c'è bisogno di usare le parole, lo si fa con i gesti, con quello che avviene nella sabbiera, che è una tua ricomposizione, perché ci sono persone che peraltro sembrerebbero fuori dal mondo per quanto sono ingenui, forse anche stupidi, no? Eppure che ti dicono, dottoressa, io non so che cosa ho fatto, non so perché l'ho fatto, ma so che è tutto vero, nel senso che viene tutto quanto da me. Oppure io pensavo di avere fatto una cosa, invece con lei, parlandone con lei, mi rendo conto che ho fatto una cosa completamente diversa. E c'è commozione in queste frasi, quindi sì, sicuramente. Cioè la domanda, no? Che non è, dottoressa, facciamo una terapia, ma giochiamo questo, si può fare questo. Però dire, io pensavo di aver giocato, invece no, mi sono accorta che non ha affatto giocato. È stata un'esperienza molto più profonda, no? Completamente diversa, no? Da quello che mi immaginavo che stavo facendo. Quindi sicuramente. Sì, anche nel mio caso posso dire che il metodo del gioco della sabbia scombina un po' quello che è un assetto consueto e anche un po' stantio, diciamo. Nel senso che l'incontro che avviene all'interno della stanza di terapia, all'interno di quel rettangolo, è un incontro che è esso stesso un po' dirompente. Nel senso che rompe proprio, crea proprio un prima e un dopo. Perché non è, cioè è difficile, come dire, avvicinare il paziente con la terapia verbale, un paziente che non ha né consapevolezza, spesso e volentieri, di malattia, e né quindi motivazione, cioè non sente l'esigenza, dentro di sé, di apportare dei cambiamenti. A volte se la sente risulta essere piuttosto debole, piuttosto fragile, non sa fare richieste più esaustive. Per cui l'incontro con Grazie. il
la materia sabbia, l'incontro con l'utilizzo delle figurine, o anche solo con la sabbia, dopo un primo attimo di perplessità, di titubanza, in realtà è come se surclassasse proprio questo momento di dover dire qualcosa, di doverlo pensare. Cioè, nella stanza della sabbia si arriva a pensare più per emozioni, che non significa, il paziente psichiatrico le agisce le emozioni, spesso le agisce con l'acting out, con qualsiasi agito, e lì invece impara, secondo me, a pensarle dopo aver fatto ovviamente la sabbia. Cioè, credo che mi è successo più di una volta che il paziente abbia, ma quasi adesso sembra, insomma, di dire una cosa banale, ma quasi veramente miracolosamente, si è arrivato in un attimo a delle consapevolezze attraverso la creazione di un'immagine, attraverso la visione di un'immagine della sua sabbia, della sua creazione. Io non ho portato delle sabbie volutamente perché molti dei miei pazienti sono attuali e spesso hanno come dire, sono avvezzi ad andare in internet a cercare, con l'introduzione di internet credo che sia stato un po' più difficile mantenere un po' di, come dire, adesso non mi viene il termine, insomma, di mantenere intatto, no, il metodo, cioè come funziona e tutto. E quindi ho preferito anche proteggerli in questo senso, visto che sono pazienti attuali. Alcuni vanno via, poi dopo 3 mesi ritornano, però comunque io li considero uguali, anche se mancano in alcuni periodi per incostanza. Mi è capitato veramente almeno 3-4 volte che veramente fossero loro stessi. Rimangono proprio attoniti rispetto ad alcune cose che emergono, ma immediatamente alla prima sabbia. Posso descrivere, per esempio, brevemente una paziente che ebbe un attimo di shock proprio, perché fa questa sabbia dove, adesso non entro nei dettagli, ma praticamente utilizza e cose legate alla natura, quindi pezzetti di legno, pietre, cose inorganiche, che avevo insomma nello scaffale, uno scaffale tanto amato, dottoressa Rocco, e in tutto questo utilizza poi tutte figurine legate al mondo della fantasia, del fantastico, cioè proprio c'era la natura e il fantastico. Lei guardando la sabbia, la guarda, poi dico: ah, bello, come mai, no, ha utilizzato, ha preso queste cose? Perché erano proprio due mondi che si intersecavano, stavano lì insieme, coesistevano. E era talmente tanto visibile che ho detto: ah, come mai ha preso, no, questo oggetto, me lo vuole spiegare, se lo sa spiegare? E lei fa: ma guardi, dottoressa, rimane un attimo zitta, poi si mette a sedere quasi come se stesse, non dico per svenire, però era veramente molto sconvolta. Fa: dottoressa, le devo dire una cosa, io nella mia vita so perfettamente che è tutto inventato da me, è tutto fantastico. Io però utilizzo proprio il mondo fantastico fin da quando sono bambina, la paziente che ha avuto, insomma, una vita abbastanza disgraziata, non per colpa sua, ma insomma, una povertà affettiva, povertà di figure significative, adulte. E dice: io mi sono sempre creata un mondo fantastico, parlavo con persone fantastiche, sapendo che era tutto fantastico, e effettivamente lei l'ha riportato nella sabbia, quella prima sabbia in assoluto che ha fatto. È stato comunque per me un'informazione, è stata un'apertura grossissima, perché ha detto che non l'aveva mai detto a nessuno. Nessuno mai sapeva questa sua cosa. Certo, è un elemento su cui poi ovviamente in seguito, no, si può lavorare, però è stata un'apertura improvvisa su un qualcosa che era taciuto, di cui lei aveva consapevolezza, però portata immediatamente nella sabbia. Cioè, una cosa che forse potevamo parlare per 2 anni e non avrebbe mai portato. Beh, ma se mi permetti, Maria Sibilla, è importantissimo questo, perché è come se lei avesse portato quel segreto che l'aveva
potremmo dire, aiutare, contenuta nel suo trauma iniziale della vita, cioè tutto questo mondo, questa fantasia compensatoria, diciamo così, l'aveva aiutata, ma lei la doveva tenere per sé, era come il segreto, no? E invece poterla condividere, perché è venuta fuori tra di Ha tutto voi. questo nell'arco di una Non è serie di... soltanto un aspetto, un mondo fantastico così, è quello che l'ha salvata fino a quel momento, cioè lei ti ha portato alla sua salvezza, quello che l'aveva salvata, ti ha fatto conoscere quello che... Molto interessante questo aspetto, ed è rimasta lei stessa per prima stupita che avesse un corpo quella salvezza, no? Quell'aspetto salvifico, anche compensatorio, anche problema, anche potremmo dire patologico a sua volta, però insomma, che fino a quel momento l'aveva portata fino là, insomma, quindi... Molto importante, bello questa testimonianza. Importante. Ce ne sono anche altre, però mi è capitato almeno 3 o 4 volte di pazienti che proprio con una sola seduta portavano dei significati veramente pregnanti, grandi proprio, con una sola seduta di sabbia. Quindi, cioè, io ho proprio riscontrato che a volte uno va avanti per sedute verbali, no? Faticose a volte, dove a volte bisogna porre delle domande perché il paziente comunque è un po' recalcitrante. A volte c'è proprio una povertà sua, proprio interiore, oppure non conosce il modo di arrivare, no, a un nucleo più significativo interno. E con una sola seduta mi è capitato su 3-4 pazienti, di solito la prima seduta o la seconda, e questa apertura anche su aspetti molto intimi, Certo. molto proprio veramente, perché insomma. Se questa era la sua salvezza, era qualcosa veramente a cui si attaccava Era stata fino a quel momento, era stata la sua salvezza. Veramente, questo è proprio un'esperienza che è proprio è molto simile a quella con i tossicodipendenti che scappano, che chiudono, che non ti raccontano niente, che non sono in grado, no, di parlare, eccetera, invece cominciano ad avere ricordi, ma già dalla prima seduta, già dal vedere la sabbia, la stanza della sabbia, la sabbia, gli oggetti, e cominciano ad avere ricordi e quindi vieni a conoscere tante cose della loro vita che se no non le avvicineresti mai, anche risorse, no? Problemi, ma anche risorse a volte. Insomma, questa possibilità proprio brevissima, velocissima di porre in maniera diversa e avere la sensazione che ormai una volta che l'hai aperta questa finestra non la puoi più nascondere, non la puoi più negare. Esiste, c'è, ne devi fare, ci devi fare conti, in un modo o nell'altro, anche fuggendo, chiaramente. Però c'è un qualche cosa di nuovo che è entrato dentro la tua vita. A volte poi è estremamente emozionante perché la persona ti dice: sono stata felice, ho fatto la cosa più bella che abbia fatto nella mia vita, eccetera. Cioè, e ci sarebbero tante altre riflessioni da fare, appunto, quante volte è venuta fuori la bellezza, Sibilla l'ha citata varie volte, no? Che cos'è la bellezza? Che cos'è? Che è questa partecipazione, no? Ci sarebbe veramente da passare giornate intorno a queste cose. Certo. Noi siamo arrivati alla fine della Ci nostra sia una mattinata. domanda, credo che la Sì, ecco, se ci vedo la sono manina domande. già Proviamo alzata. un attimo per vedere l'ultima sabbia, se è possibile, l'ultimo tentativo per vedere se si riesce a... Vuoi farci vedere la stanza famosa? Io mi devo lasciare. Io mi devo lasciare, vi saluto e vi ringrazio molto. Salve, Ciao, professoressa. Claudia. Ciao. Sentite? Si sente? Sì, Sì, parla volevo dire Gabriella. intanto che Marcella cerca di proiettare l'altra immagine, che naturalmente è stato un intervento molto denso,
molto molto denso di aspetti importanti che sarebbero da riprendere e da mano a mano, no, analizzare. Quello che mi ha colpito maggiormente in entrambe le esperienze, che sono ambiti istituzionali, anche se territoriali, però il funzionamento purtroppo per quanto riguarda il lavoro con un certo tipo di utenza così complessa, ma anche per il mandato di cui si parlava rispetto alla società, svolge una funzione purtroppo istituzionale con tutte le dinamiche di impoverimento della simbolizzazione sia degli utenti, dei pazienti, sia anche degli operatori. L'effetto maggiore è quello di cui parlava prima la dottoressa Loreti, è proprio la regressione a un pensiero arcaico, perché tutto viene ridotto al controllo, alla terapia per andare a contenere gli effetti più acuti dei sintomi. No? Mentre quello che ci sta dietro, perché il ragazzo tossicodipendente è arrivato a questo? Perché il paziente psichiatrico ha strutturato e sviluppato la sua sofferenza psichica, resta come in tempi primordiali e viene riattivato dalla persona, dal paziente, con i suoi agiti o con quello di cui parlava gli eventi limite. Di cui parlava Marcella. Quindi la terapia della sabbia ha il valore immenso di aprire uno spazio simbolico, di riaprire una via di rigenerazione, come parlava Marcella, di quello che sta cercando in maniera ripetitiva e non funzionale l'utente e il tossicodipendente. Questo spazio simbolico è tramite l'immagine, è in diretto contatto con il mondo emotivo, per cui inizialmente possono arrivare ancora immagini e anche nuclei archetipici. Poi però si apre un percorso di individuazione, anche soprattutto per questo tipo di pazienti. Certo, ci vuole dall'altra parte come state facendo voi una grande capacità recettiva e di tenuta anche emozionale, perché questi pazienti contagiano, come dicevate prima, contagiano e agiscono, no? Anche sul piano psichico le identificazioni proiettive e quindi queste risuonano, rimbalzano soprattutto sul terapeuta. Ma la stanza della Semplay è uno spazio prima di tutto psichico. Lo spazio psichico insieme al ripristino di un tempo mentale, oltre che del tempo agito o del tempo fuggito, è un incrocio che forma l'io. Tempo e spazio riformano l'io. Quindi l'io può ricominciare a progettarsi, come succede per il tossicodipendente che a quel punto trova il contatto e sente la risonanza del terapeuta con la sua vicenda umana di sofferenza e poi può progettarsi. Quindi a me sembra importantissimo questo tipo di lavoro e che venga fatto conoscere, che ci siano dei gruppi di studio sul lavoro in questi servizi. Guarda, ti ringrazio molto di questa cosa perché è proprio il mio pensare, quello della necessità di farlo sapere di queste cose, no? A questo proposito vi volevo dire velocemente una cosa che mi sembra anche molto bella. Nel 17 c'è stato un convegno dell'IST alle Hawaii, a cui io ho partecipato, quindi ho mandato un abstract, loro mi hanno subito riscritto che veniva accettato, e non avevo dubbi perché, come qualcuno ha detto, effettivamente io ho fatto molti incontri a livello internazionale, e quindi sono a livello internazionale su questo campo sono abbastanza conosciuta.
E subito dopo mi è arrivato in forma privata una comunicazione da parte dell'organizzatrice del convegno che mi dice che lei, insieme ad altre tre colleghe, lavorano tutti in varie università degli Stati Uniti, hanno fatto una ricerca sui pazienti tossicodipendenti che hanno fatto delle cure svariate e loro che avevano finito, adesso non ricordo esattamente la terapia, variava dall'usanza del metadone, i farmaci, le comunità terapeutiche, le psicoterapie e chiaramente anche il gioco della sabbia. E lei mi dice, mi scrive e ha messo il mio nome ha citato il mio nome nello scritto mi ha messo nella bibliografia dicendomi perché se questa esperienza è stata fatta, questa di inserire la terapia del gioco della sabbia con i pazienti tossicodipendenti, nasce proprio anche da quello che tu hai scritto e pubblicato e parlato. Per cui chiaramente ti ho messo ti ho citato e ti ho messo in bibliografia. A me mi ha fatto un piacere enorme, tant'è vero che io non stavo andando più ho rinunciato e invece ho detto no, ci devo andare perché è fondamentale, per i tossicodipendenti si fa sempre così tanto poco. Cioè, sei riuscita in qualche modo ad aprire una porta e in America l'hanno inserita come una cosa importante, no? Tra l'altro i ragazzi hanno detto che la parte svolta con la terapia del gioco della sabbia è stata per loro quella più significativa di tutto il programma e il percorso terapeutico. Quindi. Grazie Marcella di questo che ci racconti, anche perché questo ci apre una strada nel cominciare a pensare a tutti gli ambiti in cui il Semplay è un'area di ricerca straordinaria. E Certo. adesso dovremmo proprio cominciare a fare dire, un elenco di quanto, ma che è infinito. Sto pensando anche che al Bambin Gesù, nei tanti anni in cui si è fatto il Semplay in modo sistematico, era proprio il metodo. Diciamo, le aree di ricerca sono state ampie, hanno prodotto molti lavori interessanti. Pensiamo alla psicosomatica, pensiamo a tutti i disturbi dell'alimentazione. E quindi le aree di ricerca in questo momento cominciano ad essere sempre di più. E io credo che noi dovremmo cominciare come ISPT a fare un lavoro di classificazione e di sviluppo di tutte queste aree. Un po' l'idea di studiolo, non dico che sia questa perché sarebbe un po' troppo, però effettivamente anche proprio di ri riattivare molto il dialogo su questo in modo da poter cominciare a pensare anche a nuovi gruppi di lavoro su ricerca su temi specifici. Sarebbe estremamente interessante questo delle tossicodipendenze e anche sul lavoro specifico nelle strutture pubbliche con i pazienti gravi e poco motivati, mi sembra un'area di ricerca straordinaria. Noi Ma oggi, con oggi. scusi, no, intervengo un ultimo intervento breve. Ma io spero che sia anche un modulo formativo che si possa attuare, no, non perché Marcella, per esempio, ha moltissimo da raccontare, un'esperienza Esatto. veramente lunga all'interno delle scuole di formazione, perché comunque è veramente molto interessante. Perché è un aspetto che è un po' all'atere, un po' a margine, invece è interessante perché tanti di noi purtroppo si ritrovano a dover lavorare un po' su questa sfida che è sempre più attuale, specie dopo la Certo, pandemia, certo. è diventata molto, molto più attuale. No, Assolutamente. questo è uno spunto che mi è No, partito. ma assolutamente, in fondo il nostro intento è anche un po' questo, no? Di ritrovarci, di rincontrarci, di riflettere su queste cose e di sviluppare anche nuovi gruppi di studio su questo. Nell'AISP c'è ampio spazio per questo e ce ne sarà sempre di più. E con quello che diciamo stiamo cercando di sviluppare nel tempo. Io vi devo salutare, ci dobbiamo salutare per oggi, ma questo non significa che non ci vedremo ancora, anche con Marcella e anche con Maria Sibilla, per nuovi
nuovi incontri e i nostri incontri studio lo riprenderanno il 13 gennaio con Marco Garzonio e Federica Crisà sul libro rosso e la potenza delle immagini. Quindi andiamo in continuità e poi ce ne saranno altri per tutto l'anno, insomma, vi arriverà il programma. Saremo anche CM il prossimo anno, quindi avremo la credito CM, quindi avremo una mattinata un po' più lunga in cui abbiamo molto più tempo per poter discutere. Quindi ci saranno nuove occasioni. Vi ringrazio moltissimo, grazie Maria Sibilla, grazie Marcella, siete state pregnanti. Grazie a te, sono contenta, mi fa piacere che avete trovato interessante questo lavoro. Molto. Bene. Allora, grazie a tutti e buona domenica. Grazie. Arrivederci. Grazie, Grazie. Andate alla manifestazione che ci sono contro la violenza sulle donne. Siamo tutte donne, non mi sembra non ci sia neanche un maschio tra di noi, no? grazie. No, c'è Francesco Asteggiano, veramente. Ah, se ce n'è uno, no, non lo vedo. Ma Eccolo. può venire anche lui, perché non è una questione solo delle Ciao donne. Francesco. No, ma io partecipo, ma non sarò a Roma, quindi. Ah, ecco, poi in un'altra città va bene uguale. D'accordo. Va bene. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Alla prossima riunione. Arrivederci. Grazie. Mi piace di non essere stata così capace di mostrarvi Non maggiormente. importa, Marcella, perché questo mi ha fatto prendere un appunto che mi fa pensare che bisogna fare una prova il giorno prima. Va bene, arrivederci. Ciao, ciao, ciao.